Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Siamo tornati finalmente in live. Come state? Come state ragazzi? Spero tutto bene. È stata una settimana molto intensa, quindi dobbiamo chiudere in bellezza e lo facciamo. Avete già visto dal, dal titolo di questa, di questa live con una cosa molto interessante. Ve l'avevo detto che vi avrei portato una cosa veramente carina, una bella chicca, e, e così è stato. Allora, intanto, salutiamo in chat, allora, manca poco, ok, quindi Clark Kent ci da buonasera, <ride> ok, il mitico Duo Maxwell, buonasera carissimo, sono contento che ci sia anche tu, il potentissimo Neo Grazon che è sempre qui con noi, buonasera, il super mega fantastico Arb82, ciao carissimo. Eh, vi ricordo che eh, sia Duo Maxwell che ehm, Neo Granzo, che Arb82, e poi piano piano eh, vi presenterò tutti gli altri no nostri amici qui in chat, hanno il loro canale eh, YouTube. Duo Maxwell poi fa parte di Robots Kingdom, degli amici Robots Kingdom. Quindi il consiglio è andate da loro. Che sono bravissimi. <ride> allora, un altro carissimissimo, ciao Ishinomori, ciao carissimo. <ride> bene, bene, ci sei anche tu. E stasera ci divertiamo, come tutte le live qui su, su Toko Robo Channel. Ci divertiamo un sacco con delle chicche veramente interessanti, vedrete. In alcuni punti riderete, riderete tantissimo. E abbiamo anche... Antonio Avvitabile, buonasera, buonasera carissimo, felice di sapere che ci sei anche tu. Bene, bene ragazzi. Allora, dunque, come vi dicevo, eh, diciamo che ho scelto di, 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 fare questa, di fare questa live, volevo fare un video, però dopo ho detto: Ma piuttosto vai, facciamoci una live, vediamo un po' come, 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 come va. E se va bene, ne porterò altre eh, di, di questo tipo. Ovviamente, mi fate sapere voi nei commenti se vi piace o meno, ma sono convinto che vi piacerà. Quindi, io vedo che già si siete collegati un bel po' di persone, non indugiamo e andiamo subito diretti al Sodo. Eccoci qui, vi ho preparato tutte le slide. <coughs> Stasera parliamo di un'intervista molto molto particolare, ossia l'intervista tra Gonagai e Hideaki Hanno, che è contenuta in un book uh, di Devilman, dove parlano tra di loro e insieme uh, poi ci sono anche Takashi Nagai e um, Toshimichi Otsuki, che vedremo poi uh, interagire in questa, in questa intervista. Dove ci raccontano insieme le, il, gli sviluppi, ma anche proprio le, le ispirazioni che hanno avuto l'uno con l'altro per la realizzazione delle loro, delle loro opere. E escono fuori delle cose <ride> veramente, veramente interessanti, veramente. Questa intervista, ovviamente, poi dopo ho messo anche il link alla fonte perché è sempre giusto e doveroso citare la, la fonte di riferimento, eh, deriva dalla traduzione dal giapponese al francese, infatti è stato un ragazzo francese a, a tradurre questa parte di intervista, perché poi ce ne sono tantissime altre, ma poi dopo, più avanti, eh, le rivedremo, e poi di conseguenza la traduzione dal francese all'inglese, quindi è abbastanza facile fare poi dopo una traduzione anche dal Dall'italiano, ovviamente, io ho questo, ho questo book, sono andato a controllare alcune cosine per vedere, soprattutto una cosa, vi farò ridere, sono andato a controllare, ho detto: ma avranno sbagliato a tradurre invece, no, 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 l'ho <ride> tradotto bene. <ride> va bene, va bene. E quindi, ma prima, come tutti in le nostre live, permettetevi, ovviamente, di fare un po' di pubblicità ai video. Che ho pubblicato uh, di recente e andiamo a vedere quelli più recenti prima di iniziare con la live. Ossia, ho parlato di Ultra Q, di Ultraman e Ultra 7. E uh, ho fatto un video uh, sui riferimenti ad Ultraman nei, nei manga e negli anime, da quelli più classici a quelli più, più moderni. E se volete, datevi un'occhiata, e i personaggi che vedete nel. Nella, nella copertina non sono messi a caso, e, e tutti hanno le, comunque dei riferimenti al mitico Ultraman e anche a Ultra Seven perché sto battendo il ferro su Ultraman. Comunque, perché poi arriveremo poi a un'altra un cosa. E intanto già da questa eh, intervista che leggeremo insieme noteremo. Eh, che ci sono state comunque delle grandi, delle grandi ispirazioni eh, da parte dei due autori di cui parleremo. Poi ho ricaricato un, vecchio, un mio vecchio video del 2022 su, ehm, su una particolarità, sullo scouter di Dragon Ball Z, che sicuramente tutti voi sapete che cos'è lo scouter, ossia il rilevatore di, di livelli di potenza eh, in Dragon Ball Z, e si vede anche in Dragon Ball Super, è un'idea che comunque è nata prima ovviamente di Dragon Ball Z e che si è sviluppata soprattutto eh, in due opere eh, dirette da Yusuke Takahashi, ossia Dagram e Leisner. Dategli un'occhiata se, se vi fa piacere, ho ricaricato questo, questo video apposta. Sempre, comunque, ricollegandomi al fatto delle citazioni, dei riferimenti, degli omaggi, del, delle ispirazioni ad altre opere. E uh, in conclusione, in conclusione uh, un, leggermente un po' in ritardo, però comunque ce l'ho fatta a concludere anche questo video: il video che, in cui vi introduco a un, um, a un articolo, a uno dei tanti, dei tanti articoli che sto scrivendo per Nippon Shock Edizioni. Ossia la parte dei manga eh, dedicati al grande Mazinga o Great Mazinger, eh, come volete chiamarlo voi, e mh, è appunto il mio contributo nella sezione dei, dei manga, in questo caso dei manga inediti. In particolare eh, mi sono focalizzato su quello di Eiji Mamici, e ne parliamo in, in, nel, nel, vid nel video, ma poi dopo comunque ovviamente. Uh, è meglio sempre comunque andare a vedere poi nella rivista perché nella rivista ho spiegato uh, nei, nei dettagli alcune cosine veramente interessanti. Ovviamente manga inedito che boh, chissà, <ride> chissà se lo se lo, sta, lo, lo stamperanno mai in Italia. Ma vediamo. Allora, ciao 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 ciao, ciao. Duo Maxwell tra scopiazzamenti romanci, e, <ride> e si ispirano uno con l'altro i giapponesi, <ride> e diciamo sì, sono un po' da una parte, un po' dall'altra, e tutto così. Allora, dunque, 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 bene, io direi che possiamo iniziare, siete pronti? Via! Eccoci qui, leggiamo l'intervista tra Gonagai e Hideaki hanno penso che sappiate sono questi, questi personaggi se non lo sapete Gonagai è uh, un mangaka che è diventato un famoso uh, conosciuto nel nostro paese soprattutto per uh, alcune opere opere robotiche di spicco come possono essere appunto Mazinger Z, Great Mazinger, Grandizer, Gig uh, Getta Robot fatto insieme a Kenishikawa ovviamente e i Diachi hanno invece che è noto più che altro per la, la, la sua, per la sua regia a quell'opera che si chiama Evangelio. E adesso andiamo a vedere Rivelazioni e tante sorprese. Dunque, partiamo. Ah, giusto, dimenticavo, fonte della traduzione, ho messo ovviamente per correttezza il link da cui deriva eh, la fonte del, del testo. E si tratta appunto di una doppia traduzione. E poi, comunque, giustamente molte traduzioni potrebbero magari essere mancanti. E comunque provengono da, da questo libro di, di Devilman che ho, che, che ho citato qui. Comunque, sono andato a controllare avendo il book qui in, in collezione. E diciamo che è tutto ok. <ride> bene, bene, siete pronti? Si parte. Allora, adesso ci leggiamo questa bella intervista. Allora, e si fa una domanda a Ideaki Anno: qual è stato il primo ricordo che hai dei manga di Nagai? E Ideaki Anno risponde: era a Renci Gawen. Per chi non sapesse, La scuola senza pudore. E viene detto: certo, la, la, la pre, ti riferisci alla pre pubblicazione sulla rivista Jump? E Ideaki Anno: sì, certo. La prima volta quello che mi piacque fu l'aspetto erotico. Ero ancora giovane. Quindi non avevo, ho dovuto censurarlo. Quindi cercate di capire, <ride> cercate, cercate di capire, ho dovuto mettere gli asterischi. Quindi, eh, era ancora giovane, quindi non avevo il membro. <ride> Turgido chiamiamolo così <ride> e, e la traduzione è quella Però ho dovuto censurarla Perché se no <ride> Comunque usiamo il termine scientifico <ride> Così è meglio Perché altrimenti L'idea che hanno era già molto un po' più, più diretta Vabbè Vabbè Insomma Stavo seguendo il manga E sono arrivato alla parte della grande battaglia È stato qualcosa di inaspettato E... Per un bambino come me è stato scioccante. E Gonagai gli chiede a Diacchiano: E cosa ti ha segnato? E hanno risponde: Ad esempio, quella scena in cui un personaggio affronta una studentessa prigioniera i cui vestiti erano eh, strappati, nascondevano il seno e linguine e, e dice loro: Mani in alto! È notevole, sembra una scena comica. Penso che sia stato uno dei miei primi ricordi del tuo lavoro, riferendosi a Gonagray. Ma la tua influenza su di me è incalcolabile, impossibile da valutare. Dopotutto, anche in Evangelion, non potevo sfuggire all'influenza di Devilman. Quindi, qui ci va a riconfermare l'idea che hanno comunque che eh, tra le varie influenze... Che, che hanno avuto per la sua realizzazione di Evangelion c'è stato appunto anche Devilman bene Gonagai dice ah sì? è stupito è stupito Gonagai mi era stato detto che c'erano delle somiglianze quindi sono andato a vedere Evangelion al cinema con quell'idea ma non ne avevo la sensazione quindi Gonagai ha detto ah sì sì me l'hanno detto quindi sono andato a vederlo però boh. E Anno dice: No, ma penso di non averlo fatto consapevolmente. Eh, dopo di ciò, la gente mi ha fatto notare: ah, questo è Devilman, eccetera, eccetera. Quindi, idea che hanno eh, in questo caso possiamo dire, si è ispirato inconsapevolmente, era talmente influenzato dall'opera di Devilman che <ride> questi elementi, questi elementi li ha inseriti in Evangelion inconsapevolmente. E Kona gli dice. Hai letto Maudante? E di Acheano risponde: Non l'ho scoperto prima della pubblicazione, ma molto più tardi, al liceo, quando è uscito in formato tascabile. Ricordo di aver pensato, ah, davvero è un pre ben tra virgolette. Eh sì, e stanno, e stanno uscendo veramente tante, già tante informazioni. Ecco, comunque, già qui da qui vediamo. Comunque... Uh, idea che hanno, che subito parte a bomba, e a parte questo piccolo uh, frammento di ricordo <ride> del, della, su, della sua infanzia/adolescenza, eh, ci fa comunque capire che e, e Devilman ha giocato un ruolo fondamentale eh, nella sua opera di Evangelion. Allora, prima di andare avanti, ovviamente vi leggo allora Manuel Ruffo. Ciao ciao carissimo, assomigliano molto ai miei due vicini di casa, un dire di No, ma guarda, questa discussione tra, tra di loro è ganzissima, è, è veramente, veramente una figata. Veramente cioè, preparatevi, ce n'è ancora, ancora, ancora. Rilassatevi perché ce n'è veramente. Salve oddio, oh non ti avevo visto. Ciao, letto poi. La rivista mi è arrivata il giorno dopo. Ottimo lavoro. Grazie, grazie mille. Sono veramente contento di sapere che ti è piaciuto, allora, <ride> pennellino, pennellino, <ride> e prelude 11. Buonasera, buonasera, hanno Gran ma anche i Gonagai, eh? d'altronde, Gonagai non è solo robottoni. Allora siamo tutti, sono tutti i tuoi vicini. In casa. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Quindi, quel ragazzo gli ha detto, ma sì, ok, ti garba devil. Mi ha detto ma è Dante. E dopo, i hanno dice, sì, sì, ma l'ho scoperto dopo. Andiamo avanti con le slide. Oh, attenzione, perché? perché vi ho detto, perché ho fatto dei video su Ultra Q, Ultraman. E Ultra Seven, e ho fatto anche il video su, su Godzilla, anzi, dovrò dedicare un altro video al classico Godzilla. Lo farò, lo farò. E... Insomma, Goragai Gai dice, mi sono detto che sarebbe stata una buona idea creare un eroe che non fosse necessariamente buono. Attenzione. Che avremmo potuto avere un eroe cattivo. Da lì è venuta l'ispirazione. A quel tempo, dice Gonagai, guardavo film come Godzilla e mi identificavo davvero con in lui, con lui. Senza sapere perché, attraverso gli occhi di Godzilla, sentivo il bisogno di schiacciare i carri armati o di disperdere folle di persone a calci. L'ho trovato divertente. E con lo stesso stato d'animo che ho iniziato a scrivere Maudante. Ragazzi, in questo caso possiamo dire che in un certo senso uh, Godzilla, ossia ovviamente poi lo vediamo, il, il classico Godzilla del 54 ha ispirato Gonagai per, uh, per Maudante. E, e infatti, dice l'intervistatore, hai visto il primo Godzilla quando è uscito, quello del 1954? E Gonagai dice... Non credo di averlo visto quando è uscito, ma a quel tempo disegnavo spesso Godzilla. Fantastico, questo io non lo sapevo neanche io quando, quando l'ho tradotto e ho detto, wow, sarebbe interessante vedere un disegno di Gonagai di Godzilla. Credo di aver visto il film un po' più tardi, ma comunque l'ha visto, ovviamente. E dice l'intervistatore, entrambi provenite da due generazioni diverse. Qual era la vostra idea di mostro quando eravate bambini? Risponde prima Ideaki Hanno. Non ero un grande fan dei film di mostri, non tanto quanto il maestro Nagai. Eh, non li odiavo, ma per me piuttosto la mia passione erano i film di guerra. Quindi Ideaki Hanno, un appassionato di film di guerra. Successivamente ho iniziato con storie di eroi come Ultraman. E infatti, vedremo poi. La grande ispirazione che ha avuto Ultraman anche per Evangelio, e Gunagai gli dice un'altra cosa: Non stavi guardando Ultra Q il prequel di Ultraman? Perché vi dico, i miei video non nascono mai, mai, mai per caso. Quindi, se volete informazioni su Ultra Q, ho dedicato un video a riguardo. E Diacchiano dice: L'ho visto, ma non mi ha intrattenuto. Vedevo solo mostri e cose spaventose. Possiamo concludere che preferisco... Qui c'è purtroppo il pezzo della, della, del pezzo della slide che mi copre tutto. Allora, scusate, risolvo subito così. Possiamo concludere che preferisco gli eroi giganti ai mostri. Ovvio, ovvio, infatti è coerente con se stesso ovviamente allora, prima di andare avanti ovviamente leggiamo Mati, buonasera buonasera Mati, sono contento ci sei anche tu stasera e c'è anche il mitico Bibromeca, ciao amico mio, buonasera buonasera eh, ti sei perso un pezzettino <ride> ti sei perso l'inizio <ride> con i hanno che parte a bomba no, poi te lo ridico poi te lo ridico va bene andiamo avanti allora, oh Ragai dice qualcuno mi ha detto che Evangelion è, visi è visivamente ispirato da Ultraman è vero e i hanno Eva Evangelion. È un personaggio ultramaniano, tra virgolette, ovviamente, certo ma a dire il vero, anche l'ispirazione visiva viene da Devilman Quindi Evangelion Evangelion trae eh, una grande ispirazione da Ultraman, ma piccola nota, piccola nota che poi eh, farò presente in mio, in un, in un, in un mio prossimo video. I diachi hanno ai tempi. Eh, del, della scuola del liceo aveva, per quanto era talmente fissato con Ultraman soprattutto con The Return of Ultraman la terza serie eh, aveva girato addirittura un, um, una sorta di episodio proprio uh, un fan made dove lui si era, <ride> era fatto la tuta di Ultraman <ride> aveva creato insieme ai suoi amici i suoi compagni di, di scuola tutto un diorama e faceva tutte le, le mosse di Ultraman cioè veramente veramente pazzo, pazzo ovviamente in senso buono eh? e andiamo avanti e con Nagai dice davvero? e Diakiano risponde e anche un po' di Shoot and Doji eh, anche Shoot and Doji un altro manga veramente, veramente molto molto importante del, del maestro Nagai e anche l'idea Dice Nagai che anche i demoni e gli orchi abbiano i loro volti spaventosi. Penso che la cosa che chiamiamo potere sia qualcosa di veramente spaventoso. Quindi, quando è stato realizzato il disegno, ho insistito particolarmente sul fatto che avesse un aspetto spaventoso. Quindi, quando Iacchiano proge stava progettando insieme al suo staff uh, Evangelion, per poco l'Eva, se per sé si era fissato che doveva avere un aspetto spaventoso. Doveva spaventare. Gli dice una cosa particolare adesso che vi lascerà un po'... un po'... Se i bambini potessero iniziare a piangere semplicemente guardando un episodio, sarebbe l'ideale. Aspettate, lo spiega? Contestualizziamo la frase. Al punto da fare un antieroe cosa che fa paura. Per questo Devilman era il modello perfetto. Avevo disegnato una versione grezza di Eva che somigliava molto a Devilman con la schiena ricurva e una spessa piastra sul petto. Era l'immagine che ho realizzato uh, da Devilman. Eva ha dei punti in comune anche con Mazinger Z. Anche lui ha uno spaventoso volto demoniaco, dice Ichiakiano. Ecco, questa però io mi vorrei soffermare su una cosa, perché poi lo rivedremo poco più avanti. Sul fatto che Idakiano dice: Mh, Se i bambini potessero iniziare a piangere, eh, eh, semplicemente guardando un episodio. Cioè, lui punta molto sul fatto della, della paura, proprio per attirare, eh, attirare l'attenzione. Quindi. È vero, qualcosa di paura, qual qualcosa che ti, che ti terrorizza, ma che allo stesso tempo, ti, in un certo senso, ti incuriosisce. Ecco, questo è questo il senso. Esatto, esattamente. La passione per Godzilla e i è rimasta anche dopo. Passi esatto, Garla, esattamente, esattamente. Eh sì, anche se Garla, insomma, diciamo che è stato un po' un progetto, un po', un po così e così, se me lo concedi. <ride> Va bene, andiamo avanti. Oh, attenzione, si parlava dei volti dei volti di questi vari personaggi Rikunagai gli risponde a Hideaki per quanto riguarda Devilman e Mazinger Z non avevo intenzione di dare a loro dei volti da incubo ma mi è venuto spontaneo e ride, <ride> mi è venuto spontaneo e eh, l'ha fatti così Hideaki "Il in Maudante le orecchie di Ryo Tsugi diventano gli occhi di un demone giusto? Nella prima versione di Eva, osservando i suoi occhi da vicino, abbiamo notato anche un'influenza di Maudante. Prima di ciò ho realizzato eh, gli ovuli di gambaster e per il design del robot mi sono detto che dargli due occhi era un po' noioso. Quindi quando stavano progettando gambaster hanno detto, wow, proviamo a dargli un occhio solo, rendiamolo un ciclope. Quindi l'ho fatto con un occhio solo, ma poi ho capito che fu un errore. Quindi hanno dopo, se ne è accorto, accorto, accorto troppo tardi, e ha detto: oh, ho fatto un errore. E anche con la loro ombra, Robot come Mazzinga eh, restavano riconoscibili. Anche se gli occhi non erano più solo due sagome bianche. In Gambaster, dice sempre: Irachiano, con il suo unico occhio, non ha funzionato bene. Mi sono quindi detto che la prossima volta farò sicuramente un robot con gli occhi composti, come quelli di un insetto. Per questo ho colorato tutto il corpo della prima versione di Eva con un colore cupo, tranne gli occhi, che ho lasciato bianchi per attirare l'attenzione. E Gonagai ride. Gonagai <ride>, ride questa cosa qua. Allora. Allora. Antonio Vita è vero che in Giappone leggono gli entrare nella metro, ma qual è il target di questa pubblicazione? Eh, non me ne intendo di queste cose. Dovremmo sentire qualche qualcun altro, qualche altro esperto in, in materia, comunque, io penso di boh, non lo so. Penso di sì, però non, non saprei. Dobbiamo chiedere, dobbiamo chiedere a un esperto per queste cose, allora. Era la stessa cosa che pensava Shinomori con Camera Rider, l'aspetto mostruoso. Esattamente, esattamente. Ma in Camera Rider addirittura, addirittura c'è anche il fattore proprio eh, ansiogeno, mm, passami il termine. Anche quando, quando Takeshi Hongo si guarda allo specchio, ed è una, questa qua è una parte mh, diciamo un po' rielaborata, ma comunque ripresa dai: altri in Shin Kamen Rider quando lui si guarda il suo nuovo volto dopo che è scappato dal, dall'esperimento degli shocker e vede tutte le, sue cica tutte le cicatrici nel, nel volto, in tutto il suo corpo, che sono le cicatrici dell'operazione dell chirurgica che, con cui l'hanno ha, reso eh, appunto oh. un cyborg. Allora, Prelude 11 o oh 11 l'inchio singolo è, è il peak design, lo adoro personalmente. Sì, sì, no, no, ma per a me sinceramente non mi dispiace l'aspetto il, il, monocolo, diciamo, di, di, di Gunbuster, però invece di chi hanno ha detto: no, mi sono accorto troppo tardi che ho sbagliato. Eh, che ti devo dire? Ok, probabilmente Seiden, ecco ok, Bibliomeca ti ha risposto. ok. Andiamo avanti, andiamo avanti, vi state divertendo? Dai, spero, spero proprio di sì, dai, 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 dai che c'è ancora un sacco di roba. Oh, attenzione, un altro elemento veramente molto, molto interessante. Idiacchiano dice, inoltre, anche questa prima versione di Eva aveva gli occhi cerchiati di rosso come Mazinger Z e questo è uno degli elementi che io ho sempre adorato, veramente. Io ho sempre preferito la prima versione, uh, ovviamente del manga di Nagai, di, di, di Mazinger Z proprio per, que per questo quest elemento. Il bordo, oppure come ora dice l'intervistatore, il trucco, chiamiamolo così, tra virgolette, rosso intorno agli occhi. Veramente spettacolare. E infatti, l'intervistatore dice: Ah, sì, è il trucco, tra virgolette, che aveva Mazinger Z nelle sue prime apparizioni in Jump, giusto? idea che hanno conferma. Sì. Mi piace quando il contorno degli occhi è rosso. Il Mazinger Z di allora era particolarmente bello. Mi è piaciuto molto il fatto che non avesse il naso. <ride> Questo perché, non che non, non che Gonagai non l'aveva disegnato, eh, l'aveva disegnato senza naso, ma perché se guardiamo bene eh, io ho preso due immagini del del manga di Nagai, vediamo che il um, il naso del, del primo Mazinger Z non era sporgente dalla, 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 dalla griglia come poi dopo è stato realizzato da, nella versione Toei, quindi nella versione animata, ma era praticamente, eh, cioè quindi la, la, la bocca era leggermente più reggente più avanti e quindi il naso non è che sporgeva, quindi comunque andava a livello della, della placca che aveva davanti alla, alla bocca. E Gunagai dice, All'inizio disegnavo senza il naso, che dava l'impressione di una maschera. Successivamente ho notato che nell'anime gli hanno dato un naso. Ovviamente, cerch cerchiamo ovviamente di interpretare, non è che ripeto, non è che lo disegnava proprio effettivamente senza naso, ma per un, un discorso di prospettiva sta parlando. È un modo particolare di disegnare un volto. E a chi hanno? Deve essere, deve essere impossibile rendere queste cose in tre dimensioni. Mi piace il volto senza rilievo, che è possibile realizzare solo nei disegni. E questa cosa qua eh, è veramente, veramente interessante. Comunque, approvo le parole di, di Akiano e il, comunque il bordo degli occhi a ah, Mazzinghese Z. Veramente mi è sempre piaciuto. Mi è sempre veramente piaciuto un sacco. Anche se io sono più per Great Mazinger, però. Questa versione è veramente fantastica. Tom, Effettivamente, Ganbasse sembra... È vero, è vero. <ride> è più uno Zaku, un Dom. <ride> allora, allora. Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh. Poi Takeshi Nagai dice... Senza dubbio i disegnatori dell'anime... Si sta riferendo a Toei Animation. Non ha non hanno capito come ottenere lo stesso effetto del manga dovevano essere davvero imbarazzati più che altro beh, io penso che comunque abbiano dovuto un po' rielaborare um, per, ovvie, per ovvie ragioni eh, di, di, di stile e quindi e anche comunque per quanto riguarda il discorso del uh, che stavano producendo comunque un anime quindi una, una serie televisiva e Diacchiano poi dice su questo argomento il produttore di Mazzinger Z ha fatto un ottimo lavoro, non credi? Per tornare al Mazzinger, proprio come eh, stava disegnando il maestro Gonagai, ha il collo saldamente attaccato al busto e, se così posso dire, al di là della forma o del disegno, crea una sensazione di discrepanza, di inadeguatezza, che mi piace molto. Questa traduzione poi dopo comunque è un attimo eh, è da rivedere un attimino soprattutto la parte finale. Comunque grosso modo diciamo che il senso è quello. Comunque gli si riferisce poi a un altro elemento che è il collo del, del primo Mazinger, quindi il Mazinger di Gonagai, quello con i bordi rossi agli occhi. Infatti è proprio un blocco, proprio un blocco di metallo a tutti gli effetti, con questo effetto metallico veramente, veramente bello. Ebbene sì, il collo di Mazinger Z del Maestro Nagai era molto diverso dalla versione televisiva. Confermo, eh sì. Idea Chiano poi dice come il Mazzinga che stavo ricopiando non ho fatto grandi progressi nei disegni e loro ridono e loro ridono, <ride> ridono. tutti e due <ride> allora si sì. hanno poi rivelato che per la trasformazione della testa Gambuster si prova a dragon esattamente e vabbè ne parleremo ne parleremo carissimo poi anche del, di quanti riferimenti ci sono veramente anche in Gambuster c'è veramente c'è di, di tutto. Esatto, il contorno rosso lo ha mantenuto anche Ota nella sua versione 2 Z. Sì, 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 ma infatti è, penso che sia uno degli elementi veramente che ancora adesso mi, mi, mi piace. Avevo visto alcune fan art di, di questo disegnatore giapponese Miroku, se non sbaglio che si chiami. E che ha provato a ridisegnare proprio con lo stile di, 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 di Nagai e ha disegnato un Mazinga Z del manga, mamma mia, con quelli col bordi degli occhi, ma bellissimo, bellissimo. Poi proprio cattivo, proprio eh, veramente fantastico. Bello, bene, bene, andiamo avanti. Tac. Oh, idea che hanno sempre per quanto riguarda il volto adoro Mazinger Z di profilo, verso il primo episodio in prepubblicazione. È la sua prima apparizione e Koji lo scopre con un grido sconvolgente. E infatti, se abbiamo visto la prima puntata di Mazinger Z, succede proprio questo. Quando eh, scopre la base sotto la, la casa, casa, del, casa dell'abitazione del nonno, scopre la base segreta del, del nonno e dentro ci trova il Mazinger Z. E Vatico Nagai dice, la scena nella casa del nonno è così? E Diacchiano, sì, mi ha davvero segnato. Deve essere questo il motivo per cui ho dato lo stesso tipo di occhi alla prima versione di Eva. Quando ho apportato queste eh, rettifiche ai disegni originali, non ho potuto impedirmi di disegnare gli occhi nello stile del maestro Nagai. Quindi Diacchiano nuovamente ci conferma. Che l'influenza di Nagai uh, in Evangelion è stata veramente dirompente. E nel primo episodio di Evangelion, la prima apparizione di Eva, è un grosso colpo in faccia, giusto? E Iacchiano dice: Eh sì, è così, ride, ride scusate. <ride> e Gonagai dice: Ma va, ma va? Come per, di come per dire davvero, davvero perché <ride> dice: Grazie, l'hai preso, preso da me. L'ispirazione, allora, eh sì, sì. Infatti, ecco, avevo detto bene. Mirocco, bravissimo. Forse disegna, eh, oddio. Guarda che bravo, eh, guarda che veramente bravo. Alcune, alcune, alcune sue illustrazioni sono veramente belle, sì, esatto. Anche lo Z di Mazzin Kaiser non ha lo stesso effetto di quello del manga, effettivamente. Sì, ma infatti lo Z, eh, il Mazzinger Z che vediamo in, in Mazzin Kaiser con il, con il col pilder o Pider bianco è appunto comunque la versione, la versione manga. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. E quindi questi, questi due nel frattempo, ridono. <ride> Continuano a ridere, a ridere, oh allora! Idea Chiano dice sono rimasto deluso quando la pubblicazione di Mazinger Z su Jump è stata interrotta perché poi dopo è passata a un altro, um, a un altro editore e Gonagaifa. fa ah sì ancora prima che Mazinger fosse trasferito su Telebi Magazine eh, avevo già l'impressione di non poter più disegnare liberamente Mazinger Z con le mie idee quindi ho un po' trascurato Mazinger Z. Quindi, Conagai ci dice che quando c'è stato il passaggio da, da un editore all'altro, diciamo che mm, ha un po' trascurato uh, Mazinger Z. E Itachiano dice il manga che appariva su Telebi Magazine, o TV, eh, TV Magazine, non era male, ma comunque la versione televisiva, secondo Itachiano, non lo era. Stavo guardando, ma in quel momento ero all'ultimo anno delle elementari e io e i miei amici eh, avevamo l'impressione che era per i bambini piccoli e ci prendevano un po' per idioti. E quindi ci racconta che alla fine delle elementari eh, venivano un po' mh, presi, in, presi in giro perché guardavano Mazinger Z in tv. Stessa cosa per l'anime di Get Robot. Il manga del maestro Ken Ishikawa, per me, è stato come una Bibbia. Attenzione, Iriaki Hanno eh, ci fa anche questa bellissima rivelazione. Nell'anime di Mazinger Z, dice sempre Iriaki Hanno, c'era un solo episodio che mi piaceva, il numero 32. La terrificante bestia meccanica a tre teste. Dove Mazinger Z veniva scagliato in cielo, aggrappandosi... Sicuramente qualcuno l'avrà visto questo quest episodio, hai tradotto sarebbe i missili lì nella traduzione, ho lasciato la traduzione eh, dal, testo, dal testo francese: i missili petto, che comunque sono i missili pettorali che spara a, a Frodai eh, di Afroda. Ace nella mia memoria. È l'unica scena che ha affascinato il mio cuore da bambino. <ride> Quindi Iacchiano dice: Ma a me non è comunque che mi piaceva tanto l'anime di la versione animata di Mazzinger. Ma, ma quell'episodio, il numero 32, ah, capolavoro, capolavoro, quando, quando prende i missili, i missili e vola. E per Ghetta Robot eh, è l'episodio in cui sono stati costretti a pilotare. E l'intervistatore interrompe Iacchiano e dice: quello in cui il robot viene decapitato, si fa riferimento all'episodio 30, quando la Fenice risorge, e Diacchiano dice, sì, questo è quanto, è l'unico episodio che mi è piaciuto, gonfia, <ride> quello in cui Get Robot viene sconfitto, mi sembrava plausibile, inoltre mi è piaciuta molto anche la canzone di apertura, insomma, quindi i hanno gusti un po' particolari, <ride> li garba... <ride> Il, solo un episodio di Mazinger Z è solo un episodio di Gettacom e eh vabbè, eh vabbè. Mm. e insomma allora ora vi leggo allora vi make, immagino già i post ha stato andato a comprare carissimo Marco Asuntron anche Nico 74. Ciao, ciao a tutta la community, preferisco l'anime originale. Sempre nel mio cuore, sono troppo legato a quello, però, belli anche questi. Mazzinga. Spero un giorno, magari facciano live action. Ma eh. chissà, chissà, chissà. Questa è... bisogna... bisogna vedere, bisogna vedere se vorranno investire in un ipotetico live action. Però, mm, mm. chissà, non lo so. Sautome ci dice: Miroku è un animatore ufficiale. Sono sue le illustrazioni per la versione teatrale delle origini di Mazinger Z. Ah, ecco, vedi, questo non lo sapevo. Non lo sapevo, grazie Sautome E infatti, immaginavo fosse un po così, Il tratto è veramente bello. Sì, sì, ma infatti si diceva infatti, che è veramente Miroku, veramente spettacolare. Veramente. Ah, ecco, ecco, preso oggi Nippon Neponchak Mezzi gennaio, mi è piaciuto molto, quello con Ryoko Ikeda bravo, bravo, bravo garissimo. E ora recupera anche gli altri. <ride> bene, bene. Andiamo avanti. Oh, c'è altro da leggere. <ride> Torniamo all'argomento del manga Mazinger Z di Gonagai. E gli ci dice, eh, ricordo anche che gli angoli del Breastfire, cioè il, le due placche rosse sì. che ha sul petto non erano appuntiti quelli del Mazinger Z infatti erano rotondi e questo mi piaceva l'ho adorato e anche il motivo per cui non ho eh, comprato il giocattolo sogo Chogokin <ride> cioè i hanno era talmente folgorato dalla versione manga di, di Mazinger Z di Goragai che ha detto no, non compro il Chogokin <ride> lo compro e <ride> va e' così, è così, che vi devo dire? Anch'io preferivo il pilder bianco, ma credevo... Pider, scusate. Ma credevo che anche la superficie anteriore facesse parte del pilder. E, e qualche tempo dopo mi resi conto che la parte anteriore era una copertura. E ora cerchiamo di capire che cosa si, che cosa si sta riferendo uh, i diacchi hanno. E quando guardiamo la testa di Mazinger, Uh, vediamo che prende a modello l'armonia del cranio umano, senza cambiare nulla. Questo mi fa pensare molto a Devilman in questo modo. Ciò che corrisponde a Mazinger Z in Devilman è la zona calva del suo cranio. L'unica differenza fondamentale è che Devilman non ha alcuna armatura sulla bocca. Possiamo vedere che entrambi i personaggi sono stati realizzati nello stesso momento, quindi Un'altra conferma comunque è che uh, Devilman ha, ovviamente, ovvi ovviamente, ovviamente, Mazinger, o meglio, scusate, Mazinger Z ha tratto comunque ispirazioni stilistiche da, comunque da, da, Devilman, da Devilman e anche comunque, anche da Modante. Bonagai dice, è vero, il design di, Mazinger, di Devilman è davvero strano. E l'ho disegnato così, dice. <ride> Scusa se non lo sei te, guarda, <ride> no, è bellissima. È bellissima questa intervista. Come, fa, come fai a non adorarli? <ride> come fai a non amarli? <ride> Perché l'ho disegnato così? Ma... <ride> Radamazinger Z, quello della versione televisiva, aveva un lato benefico, ma il manga Potremmo definirlo un pazzo impulsivo, quello del manga. È piuttosto destabilizzante per i giovani lettori. Non pensi che sia più vicino a un mostro? gli dicono, dice l'intervistatore. E Diacchiano risponde, sì, il Mazinger Z del manga era spaventoso per questo motivo. Inoltre, quello della TV aveva pugni e gambe blu, giusto? Non mi piace questa versione, quindi riva a rimarcare idea che hanno che anche la versione televisiva non gli, non gli è piaciuta. Lo preferivo quando le braccia e le gambe erano nere e lucenti. Quindi la versione del manga. Quella che Shinagai dice: All'epoca questo rendeva eh, le persone della tua Animation, si riferisce davvero perplesse. Eh, del tipo Dicevano tutto nero, davvero. Dicevano, eh, oppure vuoi anche delle linee così sottili, eccetera, eccetera. Iniziano a ridere, a ridere, eh, ripensando, ripensando a, ai momenti in cui, al momento in cui stavano eh, producendo l'anime. E quindi stavano comunque modificando leggermente il, il design del, di Mazinger Z. E Goragai dice poi. E anche la biancheria intima che hanno dato a Devilman nella versione animata non potrei mai accettarlo davvero. Mi dicevo, mm, questo non va proprio bene. <ride> eh sì, a Gunnagai non gli è piaciuto che avessero messo i mutandoni a, a Devilman. È così. Eh, ragazzi, è così, è così, è così. <ride> che dobbiamo fare? Allora, ora vi leggo tutti. Sì. <ride> Hanno ah, che <mi> imbruttisce Bandai. <ride> sì, sì, non lo comprerò mai il vostro Gokokin. No, ah, poi. Comunque, vabbè, a fine, poi Bandai eh, con la linea solo, solo Giocokin, alcune versioni vicine, vicine, ovviamente, al manga di Nagai. L'hanno fatta. Quindi sicuramente ce l'avrà in collezione ma non ce lo dice <ride> sì infatti dicevano che per il live action in lavorazione quello di Getaro boh però per ora io non so nulla nel senso non so se ci sono stati poi delle dei novità boh allora sperando riescano a risolvere l'imprevisto sorto con le dimissioni di eh sì bel casino bel casino Beh, è casino veramente infatti mi sembrava che ci fosse qualche qualche cosa qualche problema quindi è confermato le dimissioni non non dimentica non basta poco <ride> eh, magari, magari aveva ovviamente un'idea di devine però cerchiamo anche però anche di capire che eh, Trasporre la, quella versione del manga di, 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 di Konagai in televisione all'epoca poi, soprattutto in un orario per bambini e ragazzi con quello stile eh, non era tanto fattibile. Quindi, hanno dovuto per forza di cose eh, rendere il personaggio di Devilman un po' più Tokusatsu perché, alla fine, se lo guardiamo, se lo guardiamo bene diciamo che l'archetipo è quello eh, quindi e infatti e infatti Mazinger Z viene definito Kaibutsu Machine, dallo stesso Juzo nel manga, esatto e il Kaibutsu è il, il mostro, praticamente per, per intenderci bene, 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 andiamo avanti quindi abbiamo scoperto che Iriaki Anno non ha comprato il gioco di Mazinger Z e Gonagai eh, quelle mutande proprio. Non vanno proprio bene, le Allora, interviene Ozuki. Eh, qual è stato il tuo primo incontro con il lavoro di Gonagai? E Ozuki, Otsu, eh, cioè fanno riferimento a Ozuki, produttore di Evangelion anche per me fu la grande battaglia di Arenci Gakuen quindi anche, anche uh, Otsuki era sta è stato folgorato come diacchiano dalla scuola senza pudore scena in cui una ragazza di Jubei andava a cercare la sua biancheria intima che qualcuno aveva gettato da qualche parte questo mi ha traumatizzato ragazzi eh, che vi devo dire è lui, è uno dei produttori di Evangelion che parla eh, eh. inoltre in Maudante, la scena in cui in cui Ryo Tsugi eh, striscia, strisciava a terra o meglio, qui c'è un, un piccolo errore qui c'è un piccolo errore che ho fatto comunque ve lo, ve lo, ve lo, ve lo ridico la scena in cui Ryo Tsugi strisciava a terra eh, gli fa capire, cioè si è reso conto di essere tagliato, eh, di essere stato tagliato in due, per il fatto che gli avevano eh, preso la parte inferiore del corpo. Anche questo mi ha traumatizzato. Ecco, quindi, ora scusate per il, per il piccolo errore che ho fatto nel, nel, nel testo, eh, più che altro per, di, di grammatica, eh, Fa riferimento, ecco, una cosa di cui ora parleranno anche eh, Gonagai e che Hanno e scopriamo altre cose inter interessanti, per non dire macabre. <ride> e Gonagai dice, scusa se l'unica cosa che ho fatto è stata traumatizzarti, dice, dice Gonagai Otsuki. E beh, effettivamente è una scena molto forte. Ora, se si lascia perdere il discorso della biancheria intima di, di la scuola senza pudore, questa scena, insomma, è abbastanza forte invece in modo Dante. E Otsuki dice: C'è anche, quest anche questa scena in Violet's Jack quando Takuma solleva il corpo di una persona e all'improvviso scopre che la parte inferiore del corpo non c'era. Quando l'ho letto, ho subito pensato a Modante. Le persone tagliate in due sembrano essere un leitmotiv del tuo lavoro. Non è vero, signor, signor Nagai? E go, Nagai. E Nagai dice: Scusa, ti si rende conto di aver traumatizzato ulteriormente? Otsuki anche con violence. Cioè. E, e l'intervistatore dice. È così che viene finito anche Akira Fudo, l'eroe di Devilman. Ricordo anche la prima volta che ho scoperto il barone Ashura. Questo mi ha ricordato il personaggio eh, Torano Zuke, di eh, Gakuen Taikutsu Otoko, ossia il ragazzo che si annoiava a scuola, eh, arrivato anche da noi come Gorilla AIG. Quello che aveva metà della faccia bruciata con l'acido solforico. Di solito indossa una benda sul viso, ma a volte eh, si allenta e potevamo vedere metà del suo viso. Ho pensato che dovesse essere il prototipo del Baron Ashura. E Gonagai dice sì, penso che sia giusto. La mia idea era creare imbarazzo con una faccia per metà bella e per metà orribile. Quindi anche qui abbiamo un parlando di gente smembrata, tagliata in due, abbiamo però un altro elemento interessante che ci porta addirittura anche a, a una delle ispirazioni che ci sono state poi per la realizzazione del baron Ashura. allora, allora dunque, 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 dunque ora vi leggo. Ora vi leggo, vi leggo, vi leggo, leggo, tutti. Esatto, esatto, macchina mostro riferendosi a Kaibutsu Machine. Io adoro eh, il Devilman se è animata. No, è comunque dai, è Ganzo, è Ganzo. <ride> Esa esattamente, sì, anche esatto, sì, sì. Comunque il Devilman è una chiara ispirazione ai supereroi eh, americani a loro volta ispirati dal Pro Wrestler. Esattamente, sì, sì. Allora, aspettate che ora vi recupero tutti. Attenzione che il manga arriva. sì, sì, beh, però io dicevo ovviamente l'idea che aveva ovviamente con Agai mh, non poteva essere re realizzata, quindi quando parlava con Toy Animation, con, uh, con uh, le alte sfere, ovviamente dicevano guarda, cerchiamo di modificare questo design perché insomma dobbiamo fare una serie per, uh, per ragazzini e insomma <ride> cerchiamo di modificare questo design. Sì, 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 no, no, infatti, infatti, ho capito, parli di Davyman. Allora, Nagai dovrebbe scusarsi anche con me, per avermi tramattinato <ride> contro... <te>. Ecco fatto. Vabbè, <ride> ah allora, riprendiamo questa parte dell'intervista dell con Nagai dice scusa, <ride> e ride però, ride sotto, sotto i baffi, ride però, <ride> scusa, <ride> scusa. Quindi, <ride> va bene, andiamo avanti. Allora, Otsuki. Nel tuo lavoro ci sono immagini spaventose di personaggi sfigurati, come dilaniati o cani umani, che erano molto spaventose e in più c'erano delle paure di cui preferiamo non parlare in generale. Mamma mia. Sono le cose a cui preferiamo non pensare nella vita di tutti i giorni. In Devilman e Maudante, il ricordo che in passato gli esseri umani erano preda, erano preda dei, de, dei demoni è davvero qualcosa di terrificante. Confermo, effettivamente è un'idea terribile. Gonagai, che provengano dai nostri ricordi o da altrove, abbiamo questo tipo di ricordi in noi. E Gonagai dice comunque una cosa, una cosa molto profonda e sono perfettamente d'accordo con lui. Cioè, al di là del discorso dei de, 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 demoni e quant'altro, quant però effettivamente c'è una paura di questo tipo dentro di noi, proprio una paura istinti, istintiva, proprio dentro, proprio al nostro DNA. Io Yotsuki dice, in realtà esiste comunque. C'è stato un tempo in cui gli esseri umani erano prede, senza dubbio. Penso che sia per questo che eh, abbiamo iniziato a usare le mani, ad accendere il fuoco, eccetera, 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 per non essere mangiati. Quindi Otsuki sta facendo riferimento alla nostra evoluzione e al fatto che con l'evoluzione umana, per difenderci da, da, animali fero, da animali feroci, abbiamo dovuto eh, utilizzare... Il nostro, il nostro intelletto per creare delle armi, accendere il fuoco, quindi appunto, per difenderci. È qualcosa che abbiamo dimenticato, ma qualcosa è ancora nella nostra memoria, come specie, visto? A quel tempo eravamo scimmie, venivamo attaccati dai sauri, e poiché queste bestie erano fo fonte di paura, ci siamo abituati all'idea dei demoni. Quindi Otsuki, in un certo, se in un certo senso,. Uh, giustifica l'idea appunto dei, dei, demoni, dei demoni che, che popolavano nell'immaginario ovviamente dell'universo di Devilman eh, la Terra prima, de, prima degli esseri umani, e infatti, eh, <ride> esattamente, eh, l'ho voluto tenere questa, proprio la traduzione, proprio precisa, cani umani. <ride> un trauma, veramente, mamma mia, mamma mia, veramente. E Dianchiano dice: Mi piace molto il concetto dei frix che, 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 um, che contrattaccano, per esempio, in Mazzinger Z. Per me le bestie meccaniche sono come un esercito di Freaks. Inoltre sono guidati da uno scienziato pazzo. Da bambino adoravo vedere lo scienziato pazzo che veniva oppresso e cominciava a gridare: avanti per la conquista del mondo! <ride> Ehi, di diachi hanno anche lui è stato veramente folgorato. <ride> non c'è proprio nulla da fare. Allora, in Devi TV nacque proprio con quel design fin dall'inizio. Fu il manga che prese poi la direzione del tutto diversa. Sì, sì, esatto, esattamente. Allora, andiamo avanti. Vi state divertendo? Spero di sì. <ride> allora, andiamo avanti. Eh, c'è ancora un po' da, 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 da guardare, però dai, siamo arrivati a un già un buon punto. Durareai dice: con i demoni è un po' la stessa cosa, vero? Da un punto di vista storico, la maggior parte delle persone identificate con i demoni erano tiranneggiate, l'ho espresso inconsciamente. Scusate che qui non vedo un pezzettino perché c'è il logo di Stringard, scusatemi. Piccolo problema tecnico, ma risolviamo subito. Ecco qua. Na 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 na. Ok. Magari eh, vado da qualche parte con quell'idea per dire, chissà. Che possa succedermi in un'altra vita, comunque, qualunque cosa accada, non posso stare eh, dalla parte di chi ha il potere. Sarò naturalmente per chi si oppone al potere. Ecco qui un altro elemento importante della narrativa di, di Gonagai, che è sempre comunque quella di, di portare i suoi personaggi a, eh, a combattere chi ha il potere. E ora vediamo in che, in che contesto, soprattutto un contesto religioso. Infatti, Diacchian dice: è vero, in Devil Man abbiamo più simpatia per i demoni. E Gonagai dice, e anche se Satana fosse identificato come il grande male, mi chiedo se sia altrettanto malvagio. E poi, alla fine di Devime, possiamo anche giungere uh, alla conclusione che Dio è il malvagio. Anche Satana si oppone al potere, quindi si oppone a Dio. Discorsi veramente profondi <ride> tra, tra, questi, tra questi grandissimi autori. E quindi in questo caso abbiamo l'opposizione per, per antonomasia, ossia appunto l'opposizione a Dio. Itachiano dice: Nei tuoi lavori ci sono eh, molte storie che mettono in scena coloro che non riescono ad adattarsi alla società e che si oppongono al potere o sono oppressi. In Kikai-kun e eh, omo kun questo tipo di, di personaggio è prominente. E Gonagai dice, è vero, se posso permettermi di dirlo. Certo è che mi piacciono i personaggi un po' marginali. E Anno dice, quando ero piccolo non ho mai veramente capito il processo di, di, di distruzione che avviene nella seconda parte di Kikai Kun. Oggi quando lo rileggo è così evidente che è difficile non, non vederlo. E Gonagai continu continua, anche la famiglia di Kikai Kun è assurda con la madre che ha molti mariti. E Takeshi Nagai dice: Sembra che uh, a quel tempo Kikai Kun fosse abbastanza popolare tra i bambini piccoli, e questo tipo di scena li lasciava perplessi. Beh, suppongo. e Idea chiara dice: Ero uno di quei bambini piccoli. <ride> e Konagai dice: Ops, scusa. E quindi, <ride> Ari, dai. È una comica, è una comica veramente questa, questa intervista. veramente Allora andiamo avanti. però prima vi leggo ovviamente. <ride> ecco perché ha creato il peggior padre della storia degli anni: il signor Ghetto, <ride> peggior padre veramente. <ride> Basti pensare all'episodio della città sotterranea di Devilman, sì, 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 però non mi voglio più riadentrare anche in Violence Jack, detto però francamente, troppi traumi, anch'io. Vabbè, sì, anche Giuso non era da meno quando, <ride> vabbè, diciamo che la sanità mentale in quel contesto veramente lasciava un po' a desiderare. Allora, andiamo avanti. Oh, torniamo a parlare del manga di Mazinger Z. hanno Quando Afro Ace viene tagliata a metà e ritorniamo al discorso di gente tagliata a metà è piuttosto spaventoso notare che sanguina molto anche quando è solo un robot. È un'immagine forte, dice Hanno E Gonagai. Ho la tendenza a considerare il sangue il limite tra la vita e la morte. Detto questo, in Mazinger Z potremmo considerarlo come una perdita di carburante. Quello è, quello è chiaro. Però diciamo che questa, questa, questa scena eh, ha un, un grande impatto visivo. E di a chi hanno? Questo mi ha influenzato direttamente. Ed è per questo che nei miei lavori i robot sanguinano e perdono, e perdono sangue vero. Ma per il maestro Ishikawa è diverso gli piace davvero mostrare le, viscere, le visceralità quindi abbiamo un Gonagai che tendenzialmente tende a stagliare a metà i, i corpi mentre invece mentre invece Ishikawa è più appunto viscerale in che senso ho messo una piccola miniatura per, per chi lo per chi lo sapesse eh, c'è una scena del manga di, di shikawa dove c'è il getter one tutto pilotato da musashi che viene colpito dai, dai mechazaurus che inizia a perdere sangue a, fi, a fiotti e sta per sconfitto questa scena si rivede comunque anche nel primo Oav di shin vs versus new getter poi in riferimento al discorso del, delle viscere se, ci fac se facciamo caso alla famosa scena in cui poi Musashi con il Getter One prende dal pet, dal, meglio dalla pancia più o meno, diciamo sì, dal, dal ventre. Eh, il reattore del, dell'energia Getter lo tira su ed è collegato con, 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 tutti, con tutti i tubi. Ecco, in un certo senso, questo è la rappresentazione eh, delle viscere, delle viscere che, che, il, che, il, che il robot si tira, si tira fuori. Poi dopo, vabbè, schiaccia il rompe il, il reattore e si fa saltare in aria e Musashi si sacrifica per salvare i, i suoi amici e la terra da, contro, contro i terribili mechasaurus, grande Musashi. E Dracchiano okay. quindi dice, 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 ok, quindi Gonagai decide di tagliare a metà, mentre invece eh, Ishikawa più che altro eh, disegna le viscere. <ride> E Gonagai dice: Ah sì, lo adora, e ride. <ride>, e, ride. e Idea Chiana dice: Quando abbiamo personaggi che perdono la loro forma originale e si mescolano tra loro, eh, tra loro quello è Ken Ishikawa. Tuttavia, quando vediamo corpi ben tagliati in due, da cui esce sangue, quello è Gonagai. E Gonagai dice: Uh, nella versione cinematografica di Evangelion il tuo uso della, viscera di, della, sua, scusate, della tua visceralità non è affatto male e anu dice esatto abbiamo anche introdotto il concetto di cannibalismo ma è difficile renderlo spaventoso nell'animazione e con dice pensavo fosse abbastanza efficace <ride> infatti ho messo la scena in cui uh, leva 01 sbrocca e si mangia direttamente l'angelo. <ride> allora andiamo avanti. Leggiamo, leggiamo. Allora, Akira si oppone a Satanità dopo te la sua volta, peraltro, riconoscendolo pure nel finale. Sì, 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 esatto. No, ma io mi riferivo più che altro a quello che diceva Gonaga in questa intervista, che lui comunque. Si mh, tende ovviamente a mettersi dalla parte di chi si oppone al, uh, al potere. Quindi, ai ribelli, <ride> ai personaggi ribelli. Sì, 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 chi cai strambo: sì, parecchio parecchio, ma come tante, tante altre opere. <ride> e infatti, in effetti, con il correttore fuori è come se avesse servizi fuori. Esatto, esatto, ma infatti è quello che lui si, si riferisce: idea che hanno in, in, in questa intervista. C'è cioè proprio questa, questa cosa qua del, del reattore che lo tira fuori e ci sono i tubi che vanno a simboleggiare le, le viscere proprio come se qualcuno si tirasse fuori l'intestino. <ride> sono scene forti, però loro vi spie spiegano di continuo che eh, hanno utilizzato appunto queste, questi, que questi, questi elementi. Eh, crudi, e... proprio, per, proprio per, per, impressionare, per impressionare, e ci sono riusciti, secondo me, e ci sono veramente riusciti. Andiamo avanti. Idiakiano dice, l'idea e di qui ritorna, ritorna sul discorso di... di come traumatizzare i bambini, l'ideale sarebbe che i bambini che lo guardano inizino a vomitare. E che vi devo dire? E devono iniziare a vomitare eh, ma non hanno nemmeno una piccola nausea questo avrebbe dovuto farli ammalare perché se penso che è meglio mostrare le cose ripugnanti così come sono se riusciamo a trasmettere l'emozione che le cose atroci sono atroci la missione è riuscita quando qualcuno mi dice è troppo orribile è troppo violento mi fa piacere perché è una reazione sana e normale quando mi dicono: Non posso guardare, è troppo. Dico: Ok, questo per dire quello che abbiamo detto prima. Ovviamente, lui che cosa dice? Se eh, il fruitore della sua opera rimane talmente scioccato da dire no, 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 questo è troppo, non, non posso, oddio, non posso vederlo, non posso... Lui dice, vai, ho fatto bene il mio, ho fatto bene il mio lavoro. <ride> eh sì, eh sì, questo è il pensiero di Deacchiano, che comunque, cioè, in un certo senso, comunque, è... è, cor, cioè, è coerente con, con, con il suo operato. Gorgai dice, in realtà... Sembrava davvero scioccante, ma quando disegno io stesso questo genere di cose, non ho questo tipo di reazione. È solo quando sono lo spettatore, quando io sono lo spettatore, e sembra orribile. Non so se per te e per gli altri è così, ma io ho un'altra personalità quando disegno in questi momenti il desiderio di, pro, di provocare un impatto nei lettori è così intenso che non penso nemmeno agli altri effetti che potrebbe avere quindi Gonagai eh, quando crea queste, queste cose qua da una parte è come se avesse diciamo uno scudo protettivo <ride> immaginario eh, per cui non prova nessuna appunto nessuna, nessuna reazione e addirittura Mari non, non, non se ne rende conto. Eh, crea un qualcosa che, che aumenta appunto questi effetti: questo effetto di, di orribile, violento, eh, di, di, di sadico. Quindi. E Otsuki dice: Beh, hanno è come te, infatti. E hanno dice: nel sottogenere dei robo-giganti c'è un tipo di immagine che rimane il robot che appare dietro una montagna volevo fare questo genere di cose in Evangelion come omaggio alla scena dell'imboscata di King Dan, del mostro King Dan in eh, la grande campagna delle bestie, meccaniche, delle bestie meccaniche che mi è piaciuta molto è in quel momento che mi sono detto dannazione, qualunque cosa faccia non posso sfuggire all'influenza di Gonagai <ride> quindi hanno anche se inconsapevolmente è influenzato da goragai non c'è nulla da fare allora ora vi leggo allora pensate a quante volte parate c'è oh, mamma mia mamma mia veramente dragos computer buonasera buonasera carissimo Eh ti sei perso, ti sei perso un bel po di un bel po di robina. comunque Te la potrai recuperare ovviamente in, uh, in differita. E abbiamo anche Giampiero Horror Story. Buonasera, buonasera carissimo. Benvenuto tra noi. Quindi è così. Uh, Ideachiano non può sfuggire dalla mano di Konagai. Non sfugge. allora Arbe. Ciao no, Tocco, buonanotte a tutti. Io vado che domani sveglia alle 5. Bellissima live e poi la recupero. Vai tranquillo, Arbe. Vai, vai. Ti auguro una buonanotte, grazie per essere stato con, uh, con noi, e, e poi, tanto ci, ci, ci rivediamo, ci sentiamo. Vai tranquillo. Buonanotte carissimo. Allora andiamo avanti. Oh, ecco, c'è un'altra cosa molto interessante qui. Allora, uh, ok, perfetto. Gonagai dice: In ogni caso, parlando ovviamente a anno, hai avuto un'ottima idea con l'idea di mettere sottoterra la struttura di un'intera città. E eh... Iacchiano dice: All'inizio l'idea mi è venuta dai videogiochi. Inoltre, gli edifici sono difficili da disegnare. Quindi, mi sono detto che in futuro avremmo potuto farli scomparire sottoterra. E questo mi avrebbe facilitato. Ride. Era anche un problema grafico e anche il motivo per cui tutte quelle città sotterranee contenevano intere foreste. Sono facili da disegnare e danno un'idea delle dimensioni dei robot, poiché raggiungono le caviglie. Si è trattato prima di ogni altra cosa di una decisione tecnica. E Gonagai dice: "Qualunque cosa fosse, ha funzionato bene". Mi sento anche di aggiungere anche un'altra cosa che io ho sempre avuto l'impressione e mi ricollego al fatto che i eh, Ideachi Hanno, da grande fan di, di Ultraman, eh, non solo si sia ispirato a Ultraman per realizzare Lieva, eh, ma se ci facciamo caso, è un'opinione mia personale, però ditemi se sbaglio: ma eh, i palazzi, cioè de, de della città, citt delle città che sono sotterranei che, che, che escono fuori poi 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 ritornano ritornano, ritornano sottoterra in, in evangelion ma non vi ricordano poi i diorami i diorami e gli set e i set tokusatsu dove combattevano e ultra, combatteva ultraman contro i, i mostri io ci vedo anche questa questa cosa qua L opinione personale ovviamente. Eh, andiamo avanti Idea che hanno, in realtà con Evangelion ho pensato solo a rinnovare il genere. Fondamentalmente è ancora Mazinger Z. Ho pensato tra me e me come sarebbe Mazinger Z se fosse stato creato oggi, con cose come l'addestramento dei piloti nei, labora nei laboratori. Tuttavia tutto ciò è stato rapidamente deragliato e quindi abbiamo avuto poi l'Evangelion che conosciamo. Mister Otsuki ha suggerito qualcosa eh, in quel momento? E Otsuki dice, no, niente di niente. Ma dimmi, Anno, dovrai chiarirmi un punto. Otsuki approfitta di questa intervista per chiedere una cosa a Anno. Nella versione cinematografica di Evangelion, la NERV combatte contro l'esercito. Per quanto riguarda l'intrigo, mi ha ricordato la guerra tra il Ministero dell'Istruzione e la scuola spudorata ad Arenci. Gakwen. Da una parte c'è chi sostiene la guerra totale dicendo che è giustificata, e dall'altra c'è chi dice che sarà un massacro. Quando ho visto il film al cinema, mi sono detto che sembrava una versione eh, seria del finale di Arenci Gakuen. Quindi ritorniamo all'inizio della, 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 di questa intervista della, nella, in questa live, dove Ritorniamo comunque al punto di ispirazione che è la scuola senza pudore. È veramente interessante, Manuel Ruffo. Conagai è stato il creatore di incubi. Chiunque, chiunque ne fa esperienza, li nelle proprie opere, riproponendole. Sì, 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 esatto, esatto, esatto. Ma infatti, Gonagai, eh, io lo identifico molto di più eh, con, eh, con, queste, con, queste, con queste opere. Mh, oscure, diaboliche, appunto Maudante, Devilman, Violence Jack. Sì, sì, assolutamente concordo con Manuel esatto, esattamente, Gian Piero. O anche i sette miniature di Godzilla, esatto, 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 quelli esattamente, proprio quelli che ancora adesso, che ancora adesso fanno i, i giapponesi nelle serie, di, nelle serie di Ultraman nei Super Sentai. Sì, sì. Eh sì, Joe Front è arrivato prima nel ne, eh sì, nel, um, nel cibi carate. È vero, è vero, è vero, è vero, oh, stiamo quasi raggiungendo la fine. Idea che hanno, in realtà, fin da quando abbiamo prodotto la serie in tv, eh, scusate, fin da quando abbiamo prodotto la serie tv. Che ha preceduto il film ho pensato all'immagine della società come nemica hm. quindi alla fine i personaggi legati al governo sono in realtà una forma di autorità dal nostro punto di vista ecco che ritorna sempre quel discorso che dicevamo o meglio che dicevano eh, si dicevano tra di loro sul discorso del potere opporsi al potere è una storia che mostra come gli adulti distruggano la vita dei bambini non posso dire di essere completamente contrario al sistema, ma fin da bambino ho sempre avuto questa vaga impressione di essere schiacciato dalla pressione che mi circondava. Ed effettivamente non possiamo dare il torto ad anno. E eh? Gunagai dice: Oh, penso che i ragazzi nel nostro tempo percepissero la stessa cosa. E Keanu dice. Penso che questa emozione continui per sempre dai nostri tempi. Questo tipo di emozioni si stanno accumulando. E Gonagai dice, quando vediamo gli avvenimenti recenti, ci diciamo che è la stessa cosa. E Otsuki dice, eh, riferendosi a una breve storia di Nagai che mette in scena un bambino perduto in un mondo in cui gli adulti uccidono i propri figli, successivamente poi riscritta, risegnata integrata in debime. Dice appunto che l'opera di Susumu Chan no Daish Shoku non è più una finzione. Eh, ragazzi, temi forti, eh, temi forti qui. Gunagai dice: Anche gli insegnanti provocano incidenti. Otsuki, Devono essere fan di Gegorjira. Uh, è un insegnante uh, nudista sezionato, sempre di uh, Arenci Gawen, di cui ho, ho messo l'immaginetta qui. E di Acheano, chissà, forse ci sono insegnanti che hanno trovato la loro occupazione leggendo <ride> Arenci Gawen. Gunagai, mi sono messo in testa che è un bel lavoro. E hanno dice: questo rende il nostro lavoro duro. E Nagai poi dopo dice: A volte ho l'impressione che ciò che scrivo diventi realtà, mio malgrado. Quindi, con Nagai visionario. E Ideachiano dice: Mi chiedo in quale momento le persone hanno iniziato a dare valore alle cose virtuali rispetto a quelle reali. Forse i ragazzi di oggi pensano che la virtualità abbia più valore. Ragazzi ragazzi, eh, però idea che hanno ci aveva già visto lungo. Eh? Sembra, quasi che, sembra quasi che questa intervista se la siano fatta eh, l'altro ieri. E Otsuki dice: Penso che sia così. Di conseguenza, i loro occhi, in realtà eh, ha meno valore. Pensano che sia facile uccidere le persone. Quindi, se diamo alla realtà il suo valore adeguato, difficilmente decapiterebbero qualcuno o farebbero queste cose. Quindi, Otsuki sta dicendo, eh, venendo a mancare, venendo a mancare i, i, i valori, ma soprattutto non riuscendo più a distinguere i, cosa è effettivamente reale e, co, e, e cosa no, porta a, a, può portare a queste conseguenze nel, nel futuro. Quindi, che cosa succede? Che se diamo alla realtà il suo giusto, val, il suo giusto valore difficilmente potrebbe, potrebbero succedere queste, queste cose qua L vi leggo un attimo i giapponesi comunque hanno una visione claustrofobica e opprimente rispetto all'occidente bisogna considerare anche questo sì 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 cert certamente dragons sì sì certamente purtroppo anche loro vivono vivono comunque una realtà veramente veramente dura basti pensare a al lavoro in, in Giappone, alla scuola comunque, che per carità, per alcune cose eh, dovremmo prendere, prendere esempio, da altre, insomma, c'è un po' troppa rigidità, forse un po' troppa, veramente, dovrebbero un attimino essere un po' più morbidi, secondo me, per alcuni, per alcuni aspetti. Noi siamo un socio di Konagai, <ride> siamo tutti nella testa di Konagai. Esatto, in Giappone specialmente, eh sì sì sì, eh ma insomma ci sono, hanno, cioè stanno, stanno semplicemente, stanno descrivendo quello che stiamo sempre, cioè non è che è una visione poi tanto così lontana eh, dalla, dalla, dalla nostra, cioè sono orizzonti molto più vicini a noi. Sì, sì, esatto, Ije gorilla che sarebbe il Godzilla barbuto, sì, 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 sì esatto, esatto, esattamente. Quindi, uh, idea che hanno. Per quanto riguarda le immagini delle ragazze, quando ero piccolo ero più uh, dipendente da Yamaguchi Momoe, una cantante giapponese idol. Eh, piuttosto che dalle mie compagne di classe, quindi idea che hanno da buon otaku, eh, era, più, era più dipendente dalle, dalle idol piuttosto che dalle compagne di classe, le persone che vediamo in televisione sono più importanti di quelle che esistono a due passi da noi, attenzione, attenzione, attenzione. E ora vediamo, vediamo che, cosa, che cosa vuol, vuol, vuol spiegarci hanno. Ah, però prima vi leggo, Dragons, sì infatti si inventano spesso cose assurde per evadere da quel tipo, sì sì, ma infatti, ma, ma infatti, eh, la perdita di alcuni, di alcuni valori, di alcuni valori, che poi, io ripeto, alcune cose, mh, io le ho sempre sostenute, per quanto riguarda la, la società giappo la giapponese, ma vedete, anche, comunque anche per quanto riguarda la pulizia, l'ordine, la disciplina e quant'altro, però insomma, c'è questa, questa rigidità che poi dopo cosa porta? Porta come dici giustamente te Dragos a evadere da quella, da quella società, perché appunto ti senti oppresso eh sì sì ma infatti, ma hanno già ha preso in pieno sulla virtualità cioè, ripeto questa intervista sembra che l'abbiano fatta l'altro ieri, perché ti raccontano un, cioè un, una loro visione che non è tanto lontana. Cioè, queste persone hanno, hanno studiato, <ride> diciamo, il tema. <ride> eh, sì, la fantasia vola per fuggire dalla realtà. Eh, sì, sì, sì. Però bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, perché. Uh, come diceva uh, in questo caso Otsuki, dobbiamo però comunque stare ben saldi alla, re alla realtà e dare il giusto valore alla realtà, altrimenti se tu non hai, se tu non hai, non hai valori eh, possono succedere cose spiacevoli. È una forma di idolatria, riferendosi al discorso. Uh, precedente del fatto che le persone che vediamo in televisione sono più importanti di quelle che esistono a due passi da noi attenzione, anche questa è una cosa molto interessante, guardate un po' come è già cambiata la cosa si stava parlando <ride> e Diacchiano dice, sì ma non sono sicuro quale sia l'obiettivo di questo tipo di comportamento fuggire in un mondo virtuale o considerarlo reale ragazzi, dobbiamo ammettere che le cose virtuali hanno un grande valore e le sensazioni che regalano potrebbero superare quelle della realtà. Ragazzi, ragazzi, però, cioè, Diacchiano però sta parlando, sta parlando della nostra società. Cioè, c'ha ragione, c'ha ragione. gli Devo dare ragione. E Zucchi dice, c'è un senso di familiarità. C'è anche quel tipo di ragazzi, attenzione, questa è bellissima, c'è anche quel tipo di ragazzi che sognano di diventare veramente Ultraman o Kamer Rider e che non possono più aspettare, e tra virgolette, presto, veloce, sono appena stato rapito dal, eh, dalla Shocker Organization e mi hanno ricostruito come un cyborg. E se è un fan di Devilman, è piuttosto una cosa del tipo, presto, demone, fonditi con me. In un certo senso raggiungono la fusione. Nelle forze di difesa del Giappone in questi giorni ci deve essere una buona percentuale, sicuramente decine di percentuali, di soldati che si sono arruolati perché hanno visto il film di Godzilla e stanno aspettando, tra virgolette, i mostri. Quello che è certo è che la nostra generazione è, cresci è cresciuta con la TV e i manga. Eh, insomma è interessante quello che, sta, che, che ha detto Zucchi eh? cioè mm, sono cioè, molte persone sono, sono state sicuramente poi ispirate da queste opere, da queste opere di fantasia soprattutto mi garba, mi garba il fatto del, dei soldati arruolati eh, quasi eh, come se aspettassero L'arrivo prima o poi di Godzilla, <ride> allora vi leggo. Sì, 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 ma infatti ha avuto l'occhio lungo. Sì, sì, ma certamente. Sì, infatti, ultimamente di valori nelle nuove produzioni ne vedo sempre meno. E purtroppo, mh, sono poche, sono poche. Duo Maxwell, grazie, buon proseguimento. Recupero il resto domani mattina. Vai carissimo. Buonanotte e poi ti recupera domani mattina. <ride> poi tanto ci risentiamo anche con te. Ciao! Allora, continuiamo a leggere Dragon's Computer. Nelle vecchie produzioni. Bastava definire il bene e il male, eh, hanno, hanno apportato troppo elucubrazioni complesse, difficilmente comprensibili. Sì, quello è vero, sì. Diciamo che l'idea che hanno ha un po' complicato le cose. È stato un po, troppo, un po' troppo complesso. Sì. Allora, ora vi leggo tutti prima di continuare. I personaggi di TV sono più, più importanti di quelli della vita reale. Basti pensare al fenomeno di influencer oggi. Ha uh, voglia, ha voglia, ha voglia, voglia, purtroppo. Musti, il mitico Musti, buonasera, buonasera a tutti, purtroppo il lavoro non mi ha permesso di passare prima, però non ti preoccupare, stai tranquillo, state tranquilli, state tranquilli, la live dopo è lì, in differita. ve la guardate quando volete, dove volete, a casa, in cucina, in bagno, in macchina, dove volete, fuori all'aperto, dove volete. Allora, Uh, dunque, dunque, dunque uh, questa intervista devo vedere uh, di quando quan è, di preciso non mi ricordo, però vi faccio sapere vi faccio sapere di, pre di preciso ma comunque io penso che siamo diciamo, insomma io non vorrei, non vorrei sbagliarmi ma siamo forse nel nei primi 2000, credo più o meno più o meno, però prima di sparare una cavolata devo andare a, a controllare. E dunque, andiamo avanti con la slide 24, siamo arrivati al punto, ecco, appunto, dei, dei, dei soldati che si avvolano perché hanno visto il film di Godzilla. <ride> e infatti, vedi, infatti, mi ricordavo, infatti, i primi 2000, infatti, mi ricordavo bene allora. Ora, non mi ricordo la data precisa, però ve la, ve la trovo, ve la trovo, la prima, la data precisa. Uh, dunque, dicevamo, uh, scusate, ho perso la... Eh. Da questo, Gonagai dice, da questo punto di vista, influenziamo molto lo stile di vita delle altre persone. Quindi, Gonagai sta dicendo che anche noi, autori, cioè, stiamo parlando di loro. Noi, autori, influenziamo molto lo stile di vita delle altre persone. Otsuki dice, no. Penso che vada oltre la semplice influenza. Io, ad esempio, ho l'impressione di essere sommerso dai tuoi lavori. E Anno dice: uh, Yoshiuki Sadamoto, un altro membro della Gainax, ti considera semplicemente come un dio. Il motivo principale per cui è andato a una festa organizzata da Kodansha era per incontrarti. Anch'io, quando sono andato alla cerimonia di premiazione della fantascienza, è stato per lo stesso motivo. E Gonagai dice: Beh, sembra che mi trovi sotto una forte pressione. <ride> incredibile! Abbiamo, abbiamo un, uh, una rivelazione anche su, su Sadamoto, incredibile. <ride> Siamo arrivati quasi alla fine. Oh, dice l'intervistatore: prima dicevi che la realtà stava diventando come una, come una finzione. Non è forse il contrario dove la finzione non ha mai perso di vista il proprio senso? Mm, è interessante questa, questa domanda. E Anno dice, ai giorni nostri è innegabile che ci poniamo domande sulla validità della narrativa. Inoltre, i documentari stanno diventando sempre più interessanti, al punto che la realtà stessa diventa caotica proprio come la finzione. Mi spiego. Le cose che Mister Nagai Risse circa 25-30 anni fa, si sono già materializzate. Recentemente stavo vagando per i quartieri di Shibuya, intorno alle 9 di sera, ho avuto l'impressione di essere lì. Il terremoto infernale dei piani del canto non è avvenuto, ma era come se fossi nei bassi fondi di Violence Jack. C'è un'atmosfera di desolazione. Le persone trovate lì non avevano un posto di lavoro e quando lavoravano non, po non portavano nulla. È prima di tutto una povertà spirituale. E Gonadai dice: Sì, mi chiedo se ho visioni del futuro, <ride> non dico che fossi un medium, ma forse utilizzando la mia immaginazione, senza volerlo, ho sentito quelle cose sotto forma di immagini. Ad esempio. Le immagini secondo cui le persone si trasformano in demoni sono eh, il fatto di possedere potere militare. Cosa vuol dire questo? Oggi le forze di autodifesa del Giappone possono recarsi in un luogo straniero con i caschi blu. Eh, questo normalmente non è consentito dalla Costituzione giapponese. Quindi. Questo genere di cose mi ha fatto provare eh, un'emozione di crisi. Un po' da Devilman stava per iniziare un'era. Mi sono chiesto se, da un, da un certo punto di vista, la storia di Devilman non si avvicinasse alla realtà. E Takeshina dice, nessuno vuole che ciò accada. <ride> eh, però, Gonagai, possiamo dire tutto, però... Ci ha, ha visto lungo anche lui. E insomma, effettivamente non siamo poi tanto lontani da questa, da questa finzione. Ecco quindi eh, quello che dicevano, che dicevano questi, questi, questi autori. Non si a, non si re, dopo non si riesce a capire cosa è veramente finzione e cosa è veramente realtà. Eh, insomma, difficile, difficile allora Ed ecco perché ha accettato al volo: di fare già adesso, <ride> eh sì, sì, sì. Eh, sì. Ma lui era stato folgorato eh, lo dice è stato folgorato completamente da da, eh, da, da Gonagai, anziché <ride> sì, Nostradamus Nagayamus. <ride> eh, eh sì, è eh, il Nagayamus praticamente. <ride> allora, Dragon's Computer. Sì, ma Grand Eye spero non diventi un ibrido tra Eva e il vecchio Grand Heiser. complicherebbe la psicologia dei personaggi ben definiti. Ma quello probabilmente sarà. E. Boh, vedremo, vedremo, poi ne parleremo di Grand Eye mm, Non dovrebbe mancare molto, quindi, In giusto qualche mese. Quindi, diciamo che siamo quasi, quasi a tiro. Primi 2000, c'era ancora gli effetti della bolla economica di fine anni 90, e infatti, infatti, mi ricordavo che era primi 2000. Esattamente, sì, la bolla economica ho capito, infatti, ah, 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 ah. allora, no, no, prende ispirazione manca manga, anche perché per fare riferimento all'anime, avrei dovuto coinvolgere tui, sì. sì, perché c'è anche quel discorso: c'è sempre il discorso che eh, quando ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già sviscerato <ride> alla Ishikawa, <ride> Questo, 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 questa cosa qua che se dobbiamo uh, chiedere un qualcosa che sia più vicino alle serie, alle serie animate più che altro dobbiamo chiedere a tuei perché sono loro i detentori dei diritti di quelle storie di quelle storie lì mentre invece per Grandizer u uh, sicuramente Oramai è un dato di fatto, eh, prenderanno senz'altro dalle da produzioni manga che, che hanno a disposizione con Agai o Ota e quant'altro. Allora, poi diverse tematiche dell'anime sono abbastanza strane a Nagai, certo, perché comunque poi l'anime ha seguito un, uh, comunque un, altro, un, un, altro, un altro percorso. Cioè, magari non, non, non era dentro, dentro proprio effettivamente eh, lui. Appunto, è un mangaka. La sceneggiatura è di Okurichi. Quindi mi aspetto più. Massa che nelle pazze! Oddio, oddio, ho paura, paura. Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Eh. Spero che vi, 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 vi siate divertiti, stiamo finendo il nostro percorso, il nostro lungo percorso. Allora, questa è la slide. Andiamo a prenderla. Eccola qui. Gonna dice: in parte ho scritto Devman con l'intenzione di eh, allertare le persone. Eh, ai, giorni, ai nostri giorni, in Giappone siamo indifferenti agli armamenti rispetto al passato. Voglio dire che in questo momento nient'altro che parlare del problema dell'esercito potrebbe raffreddare l'atmosfera. Da, qua, da qualche tempo non è più così. E Otsuki dice, è come eh, se mi dicessero prima, è virtuale oppure siamo, stiamo aspettando la guerra, credo. A volte mi chiedo se non tutti vogliono la guerra. Cosa ci vogliono dire questo? Nagai dice. E ho l'impressione che questa voglia di guerra stia diventando realtà. Come è successo di nuovo? Sì, affinché i soldati giapponesi delle forze di autodifesa inviati in un luogo straniero possano parte partecipare ad attività militari, abbiamo creato delle regole di cooperazione con le forze di mantenimento della pace dell'ONU. Inizierà così. Se ammettiamo che è accettabile inviare forze armate in grande quantità, siamo a due dita dall'approvazione dell'aggressione normale. Ciò che mi spaventa è eh, estrapolare questo. La grande guerra nel Rengi-Gawen corrisponde certamente a questo. Se ricordo bene, il personaggio più importante del, del ministro dell'istruzione ha tenuto un discorso piuttosto da guerriero. Un discorso che è stato accettabile giustificandolo con onore. E Diacchiano dice, è il modo di interpretare degli adulti. E il continua a dire. Ora, quando ci penso, l'ostilità di Mr. Nagai verso quelle, verso quelle cose era espressa in modi molto franchi, per nulla metaforici. Quindi, che cosa stanno, stanno dicendo? Continuo sempre a dire. Eh, abbiamo parlato di questa, di, questo, di questa cosa qua, appunto, del discorso della realtà che si fonde con la finzione e, vice, e viceversa. E poi siamo arrivati al punto che Uh, tutto, questo, tutto questo meccanismo tutto questo meccanismo sembra quasi che porti proprio uh, la gente a volere proprio la guerra ovviamente siamo, siamo contrari a queste cose qua però in questo contesto eh, me, mettici tutte queste opere mettici le parole le parole di, di anno mettici le, le visioni di Conagai eh, questi questi autori ci stanno continuando a descrivere eh, uno scenario plausibile plausibile cioè, allora ora vi recupero ah. vabbè sì sì vabbè insegnano ovviamente cod sì, sì, ma infatti da notare quanto siano parole attualissime. Sì, sì, ma è, incre ma è incredibile. Ma se pensiamo che sono state dette circa vent'anni fa, cioè... esatto, esattamente. La storia si ripete da sempre e, e l'uomo non impara mai. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, ragazzi. È vero. Oh, siamo arrivati alla fine di questa, di questa intervista e, e concludiamo con Konagai. Penso che l'occupazione eh, dei manga sia quella di essere eh, delle simulazioni, mm. ma è la stessa cosa anche per i romanzi, gli anime, i film, solo che se lavoriamo prendendo la realtà come unico modello non è interessante. Quando disegno è per vedere dove posso arrivare, se non lascio libero spazio alla fantasia i manga diventano poco brillanti. Anche se so che sto disegnando cose spaventose e terrificanti, non riesco a fermarmi. E L'intervistatore dice: E quando si oppongono a quelle cose orribili, o meglio all'ingiustizia che rappresentano, i tuoi personaggi entrano in una rabbia profonda. Una rabbia che può essere giustificata, ad esempio, quella che prova eh, Yamagishi durante sempre la grande battaglia eh, in, in la Scuola Senza Pudore. E Diakiano dice. Dice, non ci sono uh, apparenze fuorvianti, e Nagai, all'epoca potevi scrivere quello che volevi, e con Nagai, disegno ancora quello che mi piace. E alla fine Takeshi Nagai dice, ma no, non è quello che volevo dire. <ride> e, e si conclude l'intervista. Inter, si, si conclude così. Ovviamente poi ci sono tanti altri, uh, tanti altri elementi da, da, da questo book di, dedicato a Devilman e se volete se questa live vi è piaciuta fatemi sapere e, e mi, mi armerò mi prodigherò a portarveli in, in live allora, eccoci qui abbiamo finito <ride> Vedete ragazzi, vi è piaciuto? Eh, insomma, interessante eh? interessante veramente eh, spero che sia stato di vostro di vostro gradimento il gatto dorme <ride> bene ragazzi allora abbiamo fatto già quasi quasi due ore siete stati veramente veramente fantastici bene ragazzi la live si conclude ripeto spero che che vi sia piaciuta e Devo scappare anch'io, il lavoro mi aspetta, recupero il resto più tardi di ferita. Grazie per la bella serata interessantissima. Peraltro, alla prossima, ciao. Satome, vai, buon lavoro e buona serata, ragazzi. Che dire, io vi ringrazio come sempre. Spero che, che questi contenuti vi, vi, vi piacciono. Fatemi sapere, ovviamente. Poi, se avete delle richieste particolari, chiedete pure e io vedo se riesco, se riesco a portarvi ci risentiamo uh, a breve perché come al solito come al solito le sorprese non finiscono non finiscono qui uh, usciranno altri 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 video poi ci sarà un piccolo un piccolo blocco diciamo così mi dovrò fermare un attimino perché devo concludere assolutamente una cosa una cosa molto molto importante ho visto che poi eh, abbiamo raggiunto già i 1300 iscritti veramente sono, sono contentissimo e, e quindi poi ripeto le sorprese non mancheranno quindi eh, come sempre io dico sempre tenete sempre le antennine <ride> attivate verso TokuRobo Channel perché eh, Rimarrete stupiti, rimarrete stupiti. <ride> Dovete darmi soltanto ancora un pochettino di tempo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio ancora. Grazie, grazie anche a voi, grazie Giampiero, <ride> grazie. Eh sì, 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 collaborazione ovviamente si ritorna. Si ritorna con la collaborazione con Bibliomeca, <ride> con il mio carissimo amico bene bene sono contento drago se ti sia piaciuto grazie mille nico ah sì è giusto è giusto ok vi faccio i quiz i quiz il fine settimana lo dirichiamo ai quiz <ride> quindi andate in community del, del canale che vi faccio le domandine vi faccio le domandine <ride> e voi dovete rispondere mm. va bene ciao ciao Granzo. allora ragazzi io vi saluto vi do appuntamento alla prossima live e, e niente, io vi, vi ringrazio e vi auguro la buonanotte. Ciao 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 ragazzi.